Ok, ora vi mostrerò con calma come lavorare sulla testa utilizzando questa tecnica, ripeto, che si usa solo in casi estremi. Qua così, stringi pure. Ciao ragazzi, sono Manuel Spadaccini, fondatore KMA e istruttore professionista di difesa personale professionale, cioè quella delle forze dell'ordine per intenderci. Come c'è Ivan Gatti, istruttore KMA. Ciao Ivan. Ciao a tutti. Grazie ciao. Per essere qui. Oggi parleremo di strangolamento, ma Ivan mi schianterà contro la parete. Andate a vedere il mio video, quello sullo strangolamento frontale. Vedrete che c'è una tecnica molto utile per uscire veramente in un nanosecondo. Ma oggi rendiamo le cose più complicate. Una parete alle spalle mi impedirà di ruotare, mi impedirà di allontanarmi, di fuggire all'indietro. Insomma, ci complichiamo un po' la vita. Quindi, se prima avevamo visto uno strangolamento frontale in questo modo, immaginiamo anche che lui mi vada a spingere contro una parete. Spingimi forte. Oh, ok. Anzitutto andiamo a capire una cosa. Quando qualcuno ci sfonda la parete, una delle situazioni che dobbiamo evitare è quella di picchiare la testa contro il muro, perché sarà l'impatto peggiore che potremo vivere. Ci manderà anche in confusione se ci prenderemo una commozione cerebrale. Non posso frenare questa spinta perché probabilmente sarà uno forte e pesante che me lo fa, difficilmente sarà una persona leggera che userà il suo corpo come arma. Quindi non dobbiamo avere la presunzione di dire ah, io lo fermo, no. Dobbiamo partire dal presupposto che molto probabilmente a questa parete noi ci arriveremo. Perché quando sarò contro la parete, per evitare di picchiare la testa dietro, dovrò chiudere il mento contro il mio petto. Ok, adesso sono arrivato contro la parete. Ovviamente Ivan sta tenendo una presa morbida per consentirmi di parlare. Qui sono nei guai perché non ho la possibilità di ruotare o di andare indietro, di alleggerire la pressione, sono nei guai. Qualcuno di voi sui social mi ha scritto, ah ma io gli darei una testata. No, perché se lui stringe, la mia testa non riesce a muoversi, non riesco ad andare a colpirlo dandogli una testata, quindi non lo posso fare. Qualcun altro mi dice, ma si può colpire sotto o colpire al corpo? Sì, però abbiamo due problemi. Il primo è che se io lo vado a colpire sotto, può darmi una testata involontariamente. Secondo, non è assolutamente detto che con un pugno al corpo o anche due, anche tre, lui continui a rimanere a prendere colpi senza magari accanirsi di più su di me. In pratica gli do un pugno e lui me ne restituisce cinque. Quando un essere umano ha le vie respiratorie bloccate, l'istinto qual è? Quello di cercare di aprirle, ovvio. È quello che farebbe qualsiasi persona non preparata, magari grazie a questo tutorial o ancora meglio a una lezione in palestra, perché il tutorial serve solo a dare delle idee e non a sostituire il lavoro in palestra. Però per farvi capire, istintivamente si farebbe questo. Okay. Ma non funziona. E ho pochi secondi. Come vi dicevo nell'altro video, 7 secondi sotto adrenalina io inizierò a perdere i sensi. Dopodiché potrà sfondarmi, buttarmi a terra, se sono una donna potrebbe anche violentarmi, insomma è un problema grosso perdere i sensi in strada, no? Quindi che tecnica applicare, che cosa fare per uscire da una situazione del genere dove volendo rischio anche di morire se lui non apre la presa e mi soffoca? Ricordate il video, no? Dei punti più sensibili da colpire, andatelo a vedere sul mio canale perché lì ve lo rivelo già, ma qui ve lo mostro. Quindi in una situazione tanto disperato dove rischio appunto se lui non dovesse aprire addirittura di morire e di soccombere, sono autorizzato a fare qualcosa di estremo. Nello specifico andremo a lavorare negli occhi. Gli occhi sono la parte più vulnerabile in questa situazione. Non è facile colpirli. Cioè se io sono in combattimento, colpire gli occhi è difficile farlo. Ma in una situazione dove l'avversario è contro di me, bello statico, qua così, stringi pure. Avete visto che cosa succede? La testa è ferma, riesco a trovare gli occhi per essere colpiti e infilati dalle mie dita. E avete visto le sue mani che cosa fanno? Istintivamente, non gliel'ho detto, fai così, è istintivo. Uno vi mette le dita negli occhi, cosa fate? Così, no, si fa questo, fa questo. Si va a proteggere una zona tanto sensibile. Quindi le sue mani automaticamente sono tentate, istintivamente portate a proteggere se stesso. Ed è una cosa importante perché cambia la priorità del nostro aggressore. Non sarà più quella di ferirci, di strangolarci, di farci del male, ma sarà quella di sopravvivere e proteggere i suoi occhi. Ok, ora vi mostrerò con calma come lavorare sulla testa utilizzando questa tecnica, ripeto, che si usa solo in casi estremi. Non posso lavorare in apertura. Aggancio la testa. Le dita vanno dietro. Perché voglio evitare che lui possa andare indietro e alleggerire la mia pressione.
non deve alleggerirla troppo, decido io quanto la alleggerirà. Quindi blocco la testa dietro e premo in avanti, ok? Rimango agganciato a lui. I pollici, le falangi vengono flesse e vengono premute all'interno degli occhi. Le mani vanno dietro e ci sarà questa pressione, ok? Qualsiasi essere umano non spingerà in avanti per farsi accecare, ma andrà indietro, infastidito. Ed è quello che voglio. Voglio che lui vada indietro da me, perché la mia necessità quando sono in questa situazione è quella di guadagnare spazio. Spazio per fuggire, spazio per combattere, ovviamente spazio per respirare, ma sicuramente guadagnare distanza da lui. Quindi posso andare a premere. Eccolo lì che le mani vanno via. Eccolo lì. Quello che mi serve. Poi quello che vogliamo fare possiamo farlo, vediamo. Possiamo andare a colpire, per esempio, dopo gli occhi genitali. Va bene, è tutto un in più. La mia priorità non è quello di fargli del male. E la mia priorità è quella di uscire da questa situazione di merda. Questa è la mia priorità, è quella di tornare a respirare. Ok Ivan, che cosa hai provato quando mi sono difeso mettendoti le dita negli occhi? Non lo so, guarda Manuel, appena mi hai toccato gli occhi non ho capito più niente. Il mio unico pensiero è stato quello di far così. Capite ragazzi, non serve che siamo noi a dirvi che se qualcuno vi mette dita negli occhi si va in sofferenza, è ovvio. Però non è ovvio utilizzarlo come difesa personale, cosa che invece voi avete imparato con questo tutorial. Bravi! Va bene ragazzi, per tutte le tecniche che possono proseguire rispetto a una difesa del genere, chi mi segue su Instagram già le sa, vi invito ad andare a vedere là. Ivan, ti ringrazio molto per l'aiuto. Grazie a te. Grazie a voi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ovviamente... Stay safe!